Questa è aristocrazia dura cruxiana, miei cari, cari, cari. Ci troviamo nel cuore della Toscana, in un borgo medievale dei più tipici, in una celeberrima locanda di prodotti tipici toscani. La gestione è notoriamente familiare. La qualità dei prodotti serviti, assolutamente doc. Eppure, occhio all'accento di chi ci illustra le succulente toscane pietanze. Che sono? Prosciutto toscano, lanzino, salame toscano, finocchiona, va tagliato lo sangue con pignoli, soppressata, formaggi di Colzano Paterno come la stessa fattoria di vino, questo qui, uno più stagionato di Grotta, e questo qua mi pare anche di Colzano e Paterno. Dite la verità. Un accento così esotico per chi serve dei piatti così tipici non ha un po' guastato l'atmosfera? Prosciutto toscano, lanzino, salame toscano, finocchiona, va tagliato lo sangue con pignoli, soppressata, formaggi di Colzano Paterno come lo stesso materia di vino, questo qui. Gloria a Duraflux Cenaculi.